caverne, quindi hanno deciso di metterla tre volte. Questo è un pozzo, sempre, questo è un danno meno grave. Questo è sempre Radimiero. Qui invece siamo in Pradella. Questo, allora vedete la mappa sotto. Allora, questo è il mappale 247, sarebbe questo qua, sarebbe questo caseggiato qua. Quindi qui siamo già in Pradella. Questo è un altro caseggiato di Pradella, che è il mappale 320, che è questo. E, ho avuto modo di vedere che, come vedete anche qua nella mappa, che i terreni interessanti verranno espropriati, alcuni totalmente, alcuni parzialmente. Ad esempio questo 320, guardandolo qua dalla mappa, sembra quasi che sta applicato, non venga toccato. Ovviamente chi, il proprietario non potrà continuare l'utilizzo di quel fondo in queste condizioni. Vediamo un attimino Radimiero. Di Radimiero ovviamente abbiamo trovato la pavimentina che mostra la strada ampliata. Sì, allora questa è la strada, sempre la strada di Moriassi, questo è di Radimiero. Allora volevo sottolineare una cosa che interesserà gli abitanti. Allora, oltre ad essere ampliata, c'è proprio una variazione del percorso, perché mentre ora si accede a Radimiero da questo tratto, in adiacenza alle abitazioni, come potete vedere verrà eseguito questo video qua, ovviamente con... immaginatevi che allora, la larghezza della nuova sede stradale dovrebbe essere di 3,25 m per carreggiata, quindi 6,50 m. Più ovviamente banchine, fossi, perché al momento le strade sia di Radimiero che di Moriassi sono strette, senza grossi servizi, dovendo sopportare il traffico dei camion, sono previste banchine, fossi, quindi l'allargamento sarà rilevante. Questa è un'altra mappa, sempre, questa è la strada di Moriassi, qui si vede le zone marroni sono le nuove, questa è la nuova strada che collegherà Moriassi con la provinciale, questa è sempre invece l'allargamento di Radimiero. Ecco, questo invece è il file che dove sono contenuti tutte le schede degli espropri. Questo qua vedo. Ci sono dei nomi ovviamente, dato sono pubbliche queste schede, e c'è anche il comune d'Arquata, ho visto, ci sono anche le tenenti del comune d'Arquata. Quindi chiunque volesse sapere del destino dei propri fondi, diciamo adesso perlomeno si ha la certezza che il progetto che verrà eseguito, se verrà eseguito, sarà questo. Poi questo è un altro elaborato che evidenzia la realizzazione della rotonda che ci sarà. Questa è la strada provinciale che collega Serravalle, questo è il sito di Livarna, questa è la strada di Moriassi e questa appunto è sempre la nuova strada che verrà realizzata nella campagna. Qui per fortuna non ci sono tante abitazioni, se non sbaglio. Ok, proseguirei. Poi allora c'è Beno Midiungo, ovviamente parlavo prima della strada del Bocco che verrà allargata, via del Vapore, e poi c'è anche ovviamente in previsione l'allargamento della strada del Bocco. Questa è sempre la strada provinciale, questo è sottopasso dalla ferrovia, qui siamo in direzione di Vignone, questo è tutto un ampliamento che è previsto per arrivare nell'area di cantiere, dove dicevo prima che ci saranno due dormitori e di servizi. Quest'area è molto grande e penso che verrà interessata anche la società di Erring, perché comunque so che quella zona è presente in una grande superficie. Ultima cosa, c'è un'opera che riguarda anche la frazione di Campora, molto limitata, però è giusto che chi è presente sappia appunto di questo intervento, che riguarda praticamente la realizzazione di un gabinetto elettrico che probabilmente servirà per collegare, per appunto portare l'energia elettrica sufficiente, che sarà, ovviamente la richiesta sarà molto alta, a una zona di cantiere. Questo gabinetto partirà dalla sottostazione che esiste,
la quadra quarta attraverso la ferrovia, la strada statale, e in questo punto qui, e qua diciamo costeggerà l'abitazione di Canfora. Presumo che vedere dal disegno sembra quasi dove c'è il corso d'acqua, comunque anche questa zona diciamo qualche disagio si presenterà. Basta, io direi che come elaborati interessanti io ho trovato questi.